Non esiste mozzarella né formaggio di qualità che possa essere prodotto senza il latte fresco dei nostri pascoli. L'idea di poter produrre latticini utilizzando anche il latte in polvere e il latte concentrato, così come vorrebbe l'Unione Europea, non tocca in alcun modo i mastri casari coratini, da sempre abituati a puntare sulla qualità che ha reso proverbiale il sapore della mozzarella e dei formaggi di Corato e dintorni. Il rischio autentico è tuttavia avvertito soprattutto da chi opera a livello artigianale. I casari coratini però non hanno intenzione di rinunciare alla produzione di qualità. Il latte fresco è l'ingrediente fondamentale per produrre mozzarella e formaggi di elevato standard qualitativo. Non avete mai utilizzato latte in polvere? Esclusivamente latte solamente, latte in polvere mai usato, sia per la mozzarella che per il formaggio. Quanto latte viene utilizzato per produrre un chilo di mozzarella? Un chilo di mozzarella viene prodotto trasformato intorno a 10 litri di latte. La qualità proprio della mozzarella deriva anche dalla qualità del latte. Sì, è normale, ci sono diversi tipi di latte, c'è latte abbastanza più duro, più alto di proteina e c'è quello delle nostre murge che è leggermente più leggero. Perderebbe di qualità la mozzarella se si cambiasse il latte, vero? È normale, se si aggiungono altre cose è normale che cambia la qualità. Qual è il punto di forza della mozzarella pugliese? Dipende anche dal tipo del latte, che il nostro latte arriva dai pascoli, quindi è un latte che è abbastanza buono per la lavorazione. L'adeguamento al ribasso della normativa a tutela della qualità delle produzioni rischia di mettere a repentaglio la reputazione dei prodotti e di innescare un vortice con pesanti conseguenze anche sulla tenuta degli allevamenti.